Siamo qui a Napoli, nella Casina Pompeana, all'interno della villa comunale. Io sono molto emozionata, una musica bellissima. Dico che tu stasera sei un po' il padrone di casa, quindi ci presenterai questi ospiti meravigliosi. Abbiamo cantato, ballato tutti, eravamo veramente in tanti e non avremmo mai voluto far smettere questo concerto. Fino a Blandizzi, sì, amico sì. Mio, ma qui ci abbiamo chi? Cioè, Dirk, voglio dire. Cioè, io devo dire grazie a Dirk, ha reso la serata veramente ancora più magica. E si è creato veramente un qualcosa di una sinergia molto molto forte musicale, anche se con culture diverse. Assolutamente. Ma penso che c'è veramente Texas, con Napoli, con l'America, con il blues, con il jazz, c'è stata anche un po' di ballata folk. Stefano, scusatemi, Stefano che è venuto prestato in tour con Dirk, cioè stiamo parlando della storia della musica, voglio dire, erano tutti che ballavano con te, con lui che è salito, che ha suonato con voi. L'emozione di un pubblico napoletano è sempre quello forte, come tanti anni fa, come hai raccontato? Sì. Tu sei molto caldo. Molto caldo qui? Sì. Yes, it's too hot. No, pubblico. Ah, il pubblico. I don't speak Italian, no, so. Tu speak in Italian very well. Stefano, tu mi farai un po', mi aiuterai un po' con la lingua. Veramente lui è. Magari mettiti un attimo qui vicino a noi, tra me e Lino. Ok. Cioè, Dirk è un pezzo della musica. Beh, e stasera sì. Qui, voglio dire, c'erano tanti suoi estimatori. Sì, 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 a me sì, mi ha certo. Emozionato non poco. Beh, è un grande artista, Dirk. E ha prodotto tantissimi album dal 78, forse anche prima, fino adesso. Ha una grande carriera e sono molto orgoglioso di essere in tour con lui. E stasera è stata una grandissima serata, anche con Lino, che ho avuto il piacere di conoscere stasera, mi ha prestato la chitarra. Le chitarre sono come le donne, non si prestano. Lo so, cioè, non si prestano, sono infatti, molto gelosi. Grazie mille. Figurati. È stato un piacere e tu sai che con Dirk conservo questo duetto molto bello con la canzone Siamo Lontani, che ringrazio ancora di aver partecipato nel mio disco. E cosa dire di più? Grazie ancora per questa sera, che mi hai concesso ancora l'onore di averti con me. Grazie a te, era molto divertente, eh? Molto improvvisato. Sì. Sì, molto improvvisato. Tu parli molto bene italiano. Sì, quasi perfetto. Direi di sì. Posso dirti, nel ringraziarti di essere stato qui, che mi è molto piaciuta la canzone che tu hai dedicato ai tuoi figli e quello che tu hai detto dei tuoi figli, perché credo che un padre, si dice sempre che i musicisti sono un po' lontani dal concetto di famiglia. Io conosco Lino, il suo rapporto con i suoi ragazzi, i suoi figli, e ho sentito te, mi hai fatto emozionare, perché hai detto che i figli sono belli sempre, sono belli da piccoli, a 2 o 3 anni, da teenager e sempre. E tu sei stato fortunato perché i tuoi figli sono sempre stati e sono bei figli, è così? Esatto. Tornerai presto qui a Napoli? Spero. Devi venire, facciamo un concerto. L'Italia è la sua seconda casa ormai, dai Dirk. Sì, ho cominciato a suonare qui alle più di 30 anni fa, ogni anno. Ecco perché parli così bene italiano. Sì, ma sono troppo pigro per imparare bene, ma mi posso comunicare. Con la musica? Con questa lingua, perché posso parlare quasi perfetto in italiano. E soprattutto puoi suonare, e lì non c'è lingua che tenga. Scherzo. Ah? Con la musica non c'è bisogno della lingua. No. Ho bisogno perché piace parole molto.
Io stasera... Sono un poeta prima. Assolutamente. È un po' strano perché la maggior parte del pubblico non possono capire, ma è così e sento molto orgoglioso di questo. Piace, no, ma non possono capire. Vabbè, stai imparando capire. Sempre più. Tu stai imparando sempre più. Allora, presto ci rivediamo, suonerete tutte e tre, mi auguro, e anche con altri. Beh, assolutamente quindi... sì, assolutamente sì, io me lo auguro perché si crea veramente un qualcosa di fantastico insieme, di magico, e penso che anche Dirk avverte la stessa cosa perché lo vedo dai suoi occhi, dalle sue espressioni, che quando suona e suoniamo insieme diventa, ti ripeto, anche con stili diversi, ma certo, si unisce tutto e diventa un'unica cosa, e sono molto contento. Allora io li saluto così e a voi dico che metterò sulle pagine social un pezzettino che ho registrato di O Solo Mia cantate da entrambi, che è qualcosa di bellissimo con lui che suona la chitarra, quindi assolutamente da vedere. Voglio ringraziare entrambi, Stefano, Lino, grazie a te, e Dirk, amici miei, grazie per la bellissima musica che avete sempre fatto e che continuerete a fare. Grazie. Molto gentile. Thank you so much. Thank you. Very